Una produzione ANS TV. Spazio informazione. In collaborazione con il direttore di ReteMessina.it, Antonio Genovese. Siamo pronti, anzi prontissimi, per un'altra puntata di Spazio Informazione. Oggi parleremo di sanità, collegandoci con Napoli, dove risiede il professor Giulio Tarro, primario emerito del Cotugno di Napoli, allievo di Sabin, nominato nel 2018 dall'Associazione Internazionale dei Migliori Professionisti del Mondo, virologo dell'anno. Spazio Informazione. Professore, grazie per la sua disponibilità, benvenuto a Spazio Informazione. Carità. Professore, siamo nella sua Messina. Perché lei ormai è campano napoletano di adozione, sì, è Messina. Ormai sì, però sono sempre nato a Messina. Sì, di Messina ricorda qualcosa con nostalgia? Beh, diciamo un po' tutto nell'insieme, visto che io sono nato a Via Vecchia Università, che sarebbe vicino al tribunale, e poi sono stato, si può dire, da dopo la guerra ultima mondiale, sempre la via Cavalieri della Stella, che è quella via che sta dal Teatro Vittorio Emanuele del municipio. Ha ancora contatti con qualcuno in riva allo stretto? Beh sì, io sono cioè i cugini di Sciotto in primis, poi ho la figlia di mia sorella che lei l'adottò, quando aveva pochi anni, era dalla Romania, insomma sono ancora su Mangali. Ci sono questi contatti? Sì, c'ho cugini a Catania e a Palermo, per dire, tutti i primi cugini a Palermo e molti altri cugini a Catania. In chiusura parleremo del suo ultimo libro, Covid-19, la fine di un incubo. E a proposito di incubo, da circa un mese, anche se le notizie sono contrastanti, si parla di infezioni da streptococco in rapida crescita, specialmente tra i bambini. C'è da preoccuparsi o rientra tutto in una casistica già definita o bisogna monitorare con attenzione? Ma io presumo che dal momento che ci troviamo di fronte allo streptococco, infatti ci sono stati di nuovo dei casi addirittura di scarlattina, il problema è legato al fatto che c'è il famoso dramma della resistenza agli antibiotici. Ecco, sotto questo aspetto ci sarebbe un problema, però d'altra parte bisogna anche tenere in considerazione che oggi è importante fare l'antibiogramma e avere ovviamente un risultato. Da un giorno all'altro il mondo purtroppo come... Infatti io vorrei arrivare a questa domanda. Streptococco, altri batteri, però per fortuna noi abbiamo le armi per combatterli, ci sono e sono bene efficaci. Sto parlando degli antibiotici, anche se più volte sono stati lanciati degli allarmi sull'antibiotico resistenza per uso ed abuso di questi farmaci. Lei cosa ne pensa? Beh, io penso che sia molto giusto quanto è appena affermato, anche perché è già uscito online, ma sarà domani, diciamo, in stampa l'ultimo numero del British Journal of Healthcare, che riguarda in particolare il mio lavoro, che diciamo in italiano sarebbe il dramma della resistenza agli antibiotici. Se noi vogliamo proprio dare un nome per particolare, che è quello che riguarda, diciamo, i contro dell'uso degli antibiotici, che sicuramente non dimentichiamoci che dal momento, per così dire, della penicillina ad oggi hanno fatto un enorme, diciamo, passo avanti, però bisogna anche usare le prospettive, che sono quelle che addirittura nel 2050 si presume che sarà la prima causa di morte mondiale, sarà legata alle infezioni resistenti rispetto eventualmente agli stessi incidenti stradali, non so se avete l'idea. Sì, quindi una cosa molto importante. Un'altra cosa importante è che in Italia esiste un piano nazionale per fronteggiare l'antibiotico resistenza già dal 2020 e è prorogato poi di anno in anno, ma l'allarme veniva lanciato già qualche anno fa. Nel 2016
Vi è il cosiddetto rapporto O'Neill, che trattava già la problematica grazie a uno studio multidisciplinare commissionato al governo britannico e coadiuvato dallo scienziato Jim O'Neill. E come accennava lei, il suo intervento per il BMJ, e quindi un intervento specifico questo è il suo a favore, e in particolare per che cosa? Ma in particolare perché addirittura questo è stato il quarto tema trattato direttamente alle Nazioni Unite, proprio perché la presidente di allora della Società Americana di Microbiologia ha portato questo tema in evidenza proprio per quelle che potevano essere appunto le prospettive, che non c'erano più nuovi antibiotici e non c'erano più fondi per, diciamo, di ricerca per questi studi, e che c'erano, diciamo, queste proiezioni appunto di che lei ha appena accennato, di questa, diciamo, di questa causa futura. Ormai, diciamo, si parla del 2050 al primo posto nell'ambito mondiale rispetto anche a tutto il resto delle, diciamo, delle cause di letalità. Qual è il suo pensiero sull'aumento dei casi di influenza stagionale, che ancora oggi in primavera non ha chiuso il suo percorso temporale nonostante la buona diffusione del vaccino influenzale in Italia? Ancora siamo a contatto con l'influenza stagionale? Sì, tenga presente come principio, questo era molto caro al mio maestro Sebin, che praticamente noi ci troviamo di fronte sempre a trattare con un vaccino che però era quello che noi utilizzavamo per il virus influenzale della passata stagione, non so se rendo l'idea. Sì, sì. E quindi noi ci troviamo di fronte invece, prima era una questione, diciamo, di tempi, per così dire, di trasferimento del famoso, in questo caso dall'animale volatile, che veniva generalmente dalla Cina per attraverso, diciamo, i mezzi naturali, per così dire, per arrivare nel resto del mondo. Oggi ovviamente con i mezzi aerei da un giorno all'altro siamo praticamente in grado di trasferire questo nuovo, per così dire, agente. Quindi, diciamo, la nostra difesa attraverso il vaccino è sempre relativa, perché tenga presente le cose classiche, quando voi in particolare, almeno per quel che riguarda il nostro aspetto di vita, senza ricorrere alla spagnola, ma per esempio alla famosa asiatica del 56 in particolare, perché c'era un virus influenzale che però i nostri nonni di allora erano già immunizzati e non lo prendevano perché avevano avuto il virus che già era circolato prima nel 1890, non so se rendo l'idea. Lei ha scritto oltre 100 libri. E teniamo presente che negli ultimi tre anni, questi ultimi tre anni, due siamo stati proprio a contatto con uno di questi, uno abbastanza letale, che è la malattia da coronavirus. Il suo ultimo libro è Covid-19, la fine di un incubo, e una ficcante analisi dei fattori che hanno contribuito alla diffusione della malattia, le strategie adottate per arginarla, le conseguenze economiche che a cascata hanno sconvolto l'umanità negli ultimi tre anni. Vuole aggiungere qualcosa a questa presentazione del suo ultimo libro in chiusura? Beh, io penso che sia importante appunto tenere in considerazione che noi dobbiamo avere sempre come punto di riferimento, appunto, e mi rifaccio al libro, il fatto che questa epidemia cinese poi è diventata una pandemia, e però ci sono stati gli inglesi che sono stati sempre il nostro punto di riferimento, che sono riusciti a fare le prime vaccinazioni dell'8 dicembre, mi ricordo ovviamente per la festa dell'Immacolata del 2020, e loro il 19 luglio del 2021 erano in grado praticamente di aprire di nuovo, cioè per la fine del lockdown, perché hanno mirato in particolare ai cosiddetti ottantenni e oltre, con i soggetti fragili, mentre eventualmente se li considera, come purtroppo è stato un virus politico,
in Italia si è cumulato con grossa, per così dire, manifestazione pubblica il 27 dicembre, quindi oltre due settimane dopo gli inglesi, però abbiamo vaccinato con grande pompa magna una dottoressa di 29 anni e quindi già era una categoria quasi privilegiata, non era, tanto è vero che per tre mesi non c'è stata nessuna riduzione della letalità, ossia della morte dei contagiati. Insomma, questo è voluto il cambio di governo con la venuta di Draghi e il generale Figliuolo, perché eventualmente si mirasse più specificamente ai soggetti anziani, come hanno fatto gli inglesi. Di fatto si poteva fare di più nella gestione di questa pandemia? Ma sì, sicuramente, anche perché dobbiamo seguire, tanto per cambiare, gli israeliani hanno fatto i pacemaker delle vaccinazioni, ma loro per esempio hanno bloccato la quarta dose perché c'erano delle conseguenze cardiocircolatorie, visto che questo è un virus pantropo, e quindi in un certo senso era inutile poi di nuovo fare noi una quarta dose senza che ci fosse una ragione legata eventualmente alle ormai alle varianti che in Sudafrica si era visto che erano varianti, si fa dire benigno, il virus aveva aumentato la contagiosità ma ridotta la virulenza. Ormai siamo alle porte dell'estate, possiamo stare più che tranquilli da questo punto di vista? Soprattutto appunto perché fortunatamente la stagione estiva questi tipi di virus non gradiscono, per così dire, queste temperature. Ma noi abbiamo l'esempio sempre appunto sudafricano, che è quello che ci fa vedere come nel caso loro specifico è tutto il continente, perciò dalle nazioni sul Mediterraneo fino ovviamente a Sudafrica c'è stato semplicemente dei casi, si può dire, singoli, non c'è stata nessuna epidemia. Ecco, questo è fondamentale, perché loro avevano già un rapporto, per così dire, di familiarità con la famiglia del beta coronavirus, cui appartiene ovviamente il Covid, e quindi in un certo senso sviluppavano normalmente degli anticorpi che fanno parte della cosiddetta zoonosi, cioè malattie in comune medicinali all'uomo. Professore, io la ringrazio ancora una volta per la sua disponibilità e ci risentiremo anche con altri argomenti, speriamo non pandemie, e Spazio Informazione ritorna fra 7 giorni. Grazie. Con molto piacere, grazie a lei. Arrivederla. Abbiamo trasmesso una produzione ANS TV. Spazio Informazione. In collaborazione con il direttore di Retemessina.it, Antonio Genovese.